Aperta l'inchiesta per disastro e omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Genova vuole chiarire le responsabilità sull'alluvione che venerdì scorso ha provocato la morte di 6 persone. Cova la rabbia tra i cittadini che contestano il sindaco, domani la città si ferma per lutto cittadino. Ma su tutto il nord piove da più di 2 giorni e c'è allarme per il livello del Po e degli affluenti in piena, domani scuole chiuse a Torino. Aumentano i mal di pancia nel PDL, Berlusconi resiste alle pressioni interne e dice non mi dimetto, ma crescono le minacce di defezione da parte di parlamentari di Senato e Camera, dove martedì si torna a votare il rendiconto dello Stato già bocciato a sorpresa all'inizio di ottobre. I fedelissimi suggeriscono di aprire all'UDC, Formigoni conferma, lavoriamo affinché il PDL abbia un futuro anche senza Berlusconi. E Bersani cerca di rilanciare l'alternativa di centrosinistra, porta il PD e gli alleati in piazza a Roma. Berlusconi vada a casa, noi siamo il primo partito e vogliamo ridare dignità all'Italia. Poi rilancia l'appello ai centristi per un patto di governo tra progressisti e moderati. Il sindaco di Firenze, Renzi, fischiato dai militanti, vai ad Arcore, sei un comunista di destra, gli gridano e lui risponde, resto qui, questa è anche casa mia. Per lo sport, campionato di calcio, vittorie per Roma e Palermo negli anticipi di ieri, i giallorossi di Enrique e di Luis Enrique convincono a Novara, al Barbera, Bologna liquidato e i rosanera volano verso le zone alte della classifica, ma il big match della giornata si giocherà questa sera al San Paolo, Napoli-Juventus in campo per la leadership. Buongiorno, buona domenica, benvenuti alla prima edizione del telegiornale. È stato dunque prolungato fino ad oggi pomeriggio verso le 18 lo stato di massima allerta maltempo in tutta la Liguria. Tra poco gli aggiornamenti, in particolare da Genova, è piovuto tutta la notte, appunto avremo gli aggiornamenti da Genova tra poco, ma dicevamo l'allarme è esteso anche al Piemonte, in particolare sotto controllo il livello del Po che si è molto innalzato e quello di alcuni affluenti, alcuni argini sono già a rischio. Nella notte è diminuita in Piemonte l'intensità della pioggia, ma come sappiamo il maltempo, il peggioramento è previsto proprio tra oggi e domani. Allora, sentiamo il servizio di Rossella Matera. È stato di allerta in tutto il Piemonte, grande osservato speciale, il Po. In un giorno il livello del fiume è cresciuto di 4,5 metri. A preoccupare ora è il tratto del fiume a Valle del Tanaro. Se saranno confermati i livelli di precipitazione previsti, potrebbero essere raggiunti i livelli massimi storici di piena sul Po, nella zona del Casale ed anche più a valle. Per ora la zona più colpita è la provincia di Alessandria, dove il Bormida alle porte della città è straripato, ma il nuovo bollettino della Protezione Civile ha assegnato il livello 3, il più alto in tutta la regione. A Ovada sono caduti quasi 3 metri di acqua ed ora è Torino a preoccupare. Continuerà a piovere intensamente fino a domani, sotto stretto monitoraggio lo spartiacque appenninico tra la Liguria di Ponente e le province di Cuneo, Asti, l'Alto Vercellese, il Novarese e il Biellese. È in queste zone che si prevedono i temporali più forti. Il governatore della regione Roberto Cota ha rinnovato l'invito di non spostarsi se non in caso di necessità, di non sostare sui ponti, di stare lontano dai corsi d'acqua. L'ingrossamento del fiume Tanaro ha costretto all'evacuazione di un campo nomadi alla periferia di Alba in provincia di Cuneo nella notte. Anche alcune famiglie che abitano vicino agli argini hanno trascorso la notte fuori casa, ma la prima fase più critica dovrebbe essere alle spalle e Torino che ora trattiene il fiato. Domani, ha deciso il sindaco Fassino, tutte le scuole resteranno chiuse. E allora adesso in attesa del servizio da Genova parliamo di politica, domani inizia un'altra settimana di passione, diciamo così, in Parlamento, martedì il voto sul rendiconto con la maggioranza che rimane sul filo, ieri sera il Premier ha rassicurato i suoi smentendo tra le altre cose le voci di sue dimissioni. Il servizio è di Barbara Batticciotto. La maggioranza c'è e assolveremo i nostri impegni. L'ennesima conferma di Berlusconi sulla tenuta del governo è arrivata ieri sera in un saluto telefonico ad una manifestazione del PDL a Lecco. State tranquilli, ha detto il Premier, non ho proprio nessuna intenzione di fare passi indietro, smettendo così per la seconda volta nella giornata le voci di dimissioni. Già nel pomeriggio, infatti, in una nota aveva dichiarato «Girano nei palazzi romani chiacchiere e pettegolezzi. Mi spiace deludere i nostalgici della Prima Repubblica, ma la responsabilità ci impone di continuare».
Un messaggio diretto anche alla fronda dei malpancisti, ormai sempre più ampia, che continua ad invocare l'allargamento della maggioranza all'UDC, anche se ciò richiedesse un passo indietro del Premier. Della necessità di apertura è convinto anche Roberto Formigoni. Stiamo lavorando affinché il PDL abbia un futuro anche senza Berlusconi, ha detto ieri il governatore della Lombardia. Molto dipende dalla capacità dell'attuale squadra dirigente di stare unita e di allargare al tempo stesso le alleanze. Senza i numeri, ha aggiunto, per il Premier sarebbe saggio fare un passo indietro. Ma intanto la Lega boccia qualsiasi nuova alleanza. Calderoli è stato chiaro, governi tecnici e maggioranze allargate sarebbero un colpo di Stato. Se il governo Berlusconi non ha i numeri per andare avanti, non ci resta che il voto. Già, i numeri. Fra i fedelissimi della maggioranza si continua a fare la conta delle defezioni e di chi ancora non ha manifestato lo scontento, ma potrebbe farlo martedì, quando alla Camera si voterà il rendiconto. Per questo Berlusconi sta fissando per l'inizio della prossima settimana incontri ad personam con i malpancisti. L'obiettivo è convincerli a sostenerlo, con la promessa che sulle misure economiche si cercherà la più ampia condivisione. Allora, questo il clima interno alla maggioranza, mentre nell'opposizione, dal palco di San Giovanni, il segretario PD Bersani rilancia il patto con i centristi. Sentiamo Flavia Fratello. È una piazza piena, piazza San Giovanni, riconquistata dopo le devastazioni di 2 settimane fa, quella che accoglie la manifestazione del PD. In nome del popolo italiano, e così sventolano decine di tricolori ed è sulle note dell'europeo inno alla gioia e poi di Fratelli d'Italia che parla il leader Pierluigi Bersani. Berlusconi deve andare a casa. O ci va da solo... O ce lo manderemo noi, o in Parlamento, o alle elezioni. Non è solo il refrain di un appello che il PD fa ormai da mesi, ma qualcosa di più. È la sensazione che ormai i tempi siano maturi, e allora ecco che il segretario chiarisce ogni passaggio e lancia la sfida. Se c'è discontinuità, se c'è cambiamento, se c'è una credibilità internazionale interna da parte di un nuovo governo, noi siamo pronti, assieme a tutte le opposizioni, a prenderci le nostre responsabilità, a dare un contributo di equità e di efficacia a misure che a questo punto devono essere vere e proprie misure di salvezza nazionale. L'Italia ridicolizzata deve e può ritrovare il proprio posto in Europa, aggiunge Bersani, e per farlo la strada da intraprendere ora è quella di un patto con le forze moderate. Il che significa, ed il messaggio è rivolto direttamente a Casini, che non si illuda sull'esistenza di una destra diversa da quella berlusconiana e non si faccia sedurre dall'idea di un governo Letta che potrebbe allettare l'UDC. Ora è il momento delle proposte, quelle di riforma della politica, dell'attenzione al lavoro, di una seria lotta all'evasione fiscale e, per ciò che riguarda le pensioni, aumento dell'età su base volontaria. Insomma, alle richieste dell'Europa si risponde sì, ma le ricette sono diverse per mettere insieme equità e sviluppo. Infine, la promessa, quella di non rifare la vecchia Unione, quella delle divisioni e delle liti. Passaggio che però viene sottolineato da una frecciatina nei confronti di Renzi, il sindaco rottamatore, che in piazza ci va per un po', si prende anche qualche fischio, ma dice il PD è anche casa mia, io qui voglio restare. Insomma, una bella giornata per chi sogna di cambiare l'Italia, manda a dire Vendola, mentre Di Pietro, ma non solo lui, sotto il palco conferma: meglio andare subito alle elezioni, il governo di transizione non convince. E allora è pronto il servizio sulla situazione a Genova, dove vi ricordiamo che per tutta la giornata rimane il blocco della circolazione delle auto, domani chiuse le scuole, la procura ha aperto un'inchiesta, ma sentiamo il servizio. Genova ancora paura, la pioggia continua a scendere, c'è ancora il rischio che una nuova ondata d'acqua infierisca ancora nei quartieri già colpiti 2 giorni fa dall'esondazione del torrente Ferreggiano. Ieri in tarda mattinata un falso allarme ha fatto scoppiare il panico e intanto si continua a spalare il fango che ha invaso i negozi e le cantine. Confermato anche per oggi il divieto di circolazione per le auto, le scuole in tutta la provincia rimarranno chiuse anche domani. Lunedì sarà il giorno del lutto cittadino in ricordo delle 6 donne, tra cui 2 bambine, che in quella marea d'acqua hanno perso la vita.
Per queste morti la Procura di Genova ha aperto un fascicolo per disastro e omicidio colposo plurimo, per adesso contro ignoti. Ma per molti genovesi chi poteva fare qualcosa non l'ha fatto, è il sindaco. Marta Vincenzi ieri è stata contestata duramente quando si è presentata in via Fareggiano per rendersi conto della devastazione. Non gli perdonano i cittadini di non aver chiuso le scuole venerdì nonostante l'allerta meteo fosse alta. La Vincenzi respinge anche le responsabilità sui lavori per la messa in sicurezza di quel quartiere sotto cui scorre il torrente esondato. Abbiamo speso 6 milioni di euro, ha detto, tentando di difendersi. Ma che il disastro sia avvenuto in una zona definita di massima sicurezza suona male, soprattutto per il Presidente del Consiglio. Per Silvio Berlusconi è evidente che si è costruito dove non si doveva. Il Capo dello Stato, scosso dalle immagini dell'alluvione, vuole capire quali siano state le cause della tragedia. Intanto dal vertice di ieri tra il Presidente della Regione Burlando e il Sindaco Vincenzi, con il Capo della Protezione Civile Franco Gabrielli, è stata definita la cifra stanziata dal Governo per la Liguria, oltre 50 milioni di euro di fondi per la ricostruzione, non solo per Genova, ma anche per la zona delle Cinque Terre già flagellata dal maltempo. In Grecia sono giorni di trattative febbrili, infatti rischia di crearsi uno stallo sul governo che deve gestire la crisi. Il premier Papandreou apre a una grande coalizione, diciamo così, indisponibile per sembra però l'opposizione moderata. Sentiamo il servizio di Damiano Figonelli. Certezze, ecco cosa ha chiesto oggi il presidente del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde ad Atene. Come dire, senza un governo di unità nazionale che faccia digerire a tutti le riforme di tagli sanguinosi, niente soldi. Dalla Grecia la Lagarde lancia un messaggio chiaro anche all'Italia, quasi una minaccia in attesa che i suoi ispettori vengano a farci conti in tasca. Sottoporremo l'Italia ed il suo premier al test della realtà. Per ora tocca alla Grecia, ma tra governo e opposizione in rotta l'unità nazionale appare un miraggio, nonostante gli sforzi del Presidente della Repubblica Papoulias, che ha convocato i leader dei principali partiti. La destra appare irremovibile, vuole le dimissioni del premier Papandreou ed un governo di breve durata che traghetti il paese verso le elezioni anticipate. Con l'attuale primo ministro socialista ancora in sella, non sembra che ci siano nemmeno i margini per cominciare un negoziato. Per questo il compito di formare un governo di larghe intese potrebbe ricadere sulle spalle di Evangelos Venizelos, attuale ministro delle finanze, apprezzato in Europa come negoziatore, come uomo che ha disinnescato con la sua opposizione il referendum. E adesso a Firenze, perché caccia all'aggressore del vescovo della città, Monsignor Betori. Migliora intanto il segretario che nel tentativo di aggressione a Betori è rimasto ferito da un colpo di pistola. Il servizio è di Andrea Prandi. Si cerca di ricostruire la dinamica dell'agguato di venerdì sera all'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori e al suo segretario Don Paolo Brogi, ferito da un colpo di pistola all'addome. Polizia e carabinieri stanno lavorando sull'identikit di un uomo tra i 60 e i 70 anni, barba bianca e incolta, abbigliamento trasandato. Una persona che conoscerebbe bene le abitudini e gli orari dell'arcivescovo per averlo atteso al cancello automatico sul retro della sua residenza. Si cerca il possessore di una pistola calibro 7,65, quella usata nell'agguato, mentre Squadra Mobile e Digos stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza situate nelle vie vicine all'arcidiocesi. Gli investigatori escludono comunque l'ipotesi di un assalto pianificato, sembra piuttosto che si sia trattato del tentativo di uno squilibrato. E ieri l'arcivescovo è stato accolto da una standing ovation e da un lungo applauso a Palazzo Vecchio, dove ha partecipato ad un convegno. Betori ha ringraziato tutta la città per l'affetto mostratogli e in merito all'agguato ha aggiunto che l'uomo voleva parlargli e che poi gli ha puntato la pistola alla testa, ma l'arma si è inceppata. Intanto solo domani sarà sciolta la prognosi per Don Brogi, sottoposto ad un lungo intervento chirurgico all'ospedale Santa Maria Nuova. E adesso le notizie dello sport, domenica ricca di avvenimenti, anche se in realtà con il calcio è già iniziata ieri. Paolo Pellagani. Sì, buongiorno Paolo, buongiorno a tutti. È iniziata ieri, ma ruota l'undicesima giornata tutto intorno al big match di stasera tra Napoli e Juventus. Come sapete oggi rinviata la gara Genoa-Inter a causa dell'alluvione. C'è già l'idea in futuro di giocare una partita di beneficenza, una formazione mista di Genoa e Sampdoria contro una grande squadra europea per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati. Oggi è anche il giorno in cui Cassano potrebbe lasciare l'ospedale per tornare a casa. E intanto il calcio giocato. Ieri in campo il Palermo che ha battuto il Bologna e la Roma che esce dalla crisi vincendo 2-0 sul campo del Novara. Bruno Vesica.
La Roma riparte dalla notte piovosa di Novara che sembra annacquare i fantasmi di una crisi pronta in caso di sconfitta ad avventarsi sul suo tecnico Luis Enrique. La dodicesima formazione in altrettanti incontri proposta dallo spagnolo sembrava il solito esercizio di stile spesso ritortosi sui giallorossi. Invece stavolta il copione è cambiato. Dalla Roma attendista del primo tempo, che ha lasciato sfogare gli avversari senza mai peraltro correre rischi, una ripresa a tratti arrembante, anche se con le solite difficoltà in zona tiro. E dopo l'incubo dissoltosi sulla grande parata di Stekelenburg, oppostosi a un Meggiorini oramai già certo del gol, gli innesti di Luis Enrique hanno pagato. Il neoentrato Bojan ha infatti dato saggio dei suoi grandi mezzi, sfruttando al meglio l'illuminante suggerimento di Pjanic per un vantaggio che ha aperto la strada verso il successo, legittimato dal raddoppio di Osvaldo alla sua quinta rete stagionale. Un segnale forte il suo all'indirizzo di Cesare Prandelli, il quale, oramai a corto di punte, non dovrebbe privarsi del suo attaccante moderno in vista del doppio impegno amichevole con Polonia ed Uruguay. Sono contento, oggi quando il risultato è meglio li faccio i complimenti ai ragazzi e ai tifosi, ma manca tanto, sono molto esigente. Nell'anticipo delle 18 il Palermo allunga la striscia vincente casalinga a 5 successi, grazie al 3-1 inflitto al Bologna dell'ex Pioli. Dal tocco vincente di Zahavi nel primo tempo, cui hanno fatto seguito nella ripresa dapprima l'incornata di Silvestre, poi la controfuga dello sloveno Ilicic, i rosanero hanno chiuso un match che ha trovato nella rete finale di Ramirez l'oramai inutile acuto Felsinio. E in giornata i restanti incontri di questo undicesimo turno, imperniato sul big match serale del San Paolo, dove, ad attendere la capolista Juventus, ci sarà un Napoli smanioso di cancellare la sconfitta in Champions League subita dal Bayern Monaco. Il basket, nell'anticipo di ieri Siena ha travolto Roma 85-52, la Montepaschi ha dato spettacolo contro una squadra priva di gioco e di reattività. Ugo Francicanava. Siena e Roma doveva dare alcune risposte importanti per entrambe le squadre, ma in fondo all'85-52 con cui la Montepaschi ha demolito i capitolini, forse cercare risposte è inutile da una parte ed esagerato dall'altra. Inutile per Siena perché la differenza vista in campo, una volta esclusi i primi 5 minuti di match, è stata talmente tanta da non essere probante. Le accelerazioni di McCaleb, ma anche la precisione di Aradori, i primi canestri in campionato di Rakocevic, ma anche la mira di Moss, attendono teste più efficaci e non c'è dubbio che il Barcellona in Eurolega e Milano in campionato lo saranno. Si aspetta una settimana di fuoco e sarà un po' il crocevia della nostra stagione. Però insomma sono due partite fondamentali perché sono due squadre che contendono i primi posti in campionato, Milano e in Eurolega Barcellona al nostro girone, quindi le stiamo affrontando, le affronteremo al meglio, siamo in ottime condizioni tutti quanti, oggi abbiamo ruotato tutti, quindi siamo pronti. E sarebbe troppo chiedere risposte alla Virtus Roma più brutta degli ultimi anni, a 4 soli punti dal suo record negativo assoluto, a 2 dal peggior scarto della sua storia. Nulli Dasic, Tucker e Dedovic a fare dimenticare le 24 palle perse contro le sole 4 recuperate, non possono bastare gli 11 punti di Slokar o i 14 di Gigi D'Atome, ultimo ad arrendersi. Il motociclismo oggi a Valencia, romperanno tutti insieme i motori di 125 Moto2 e MotoGP prima del Gran Premio, tutto nel ricordo di Marco Simoncelli. Luca Catuogno. Un'accelerata collettiva per dare l'ultimo saluto a Marco Simoncelli. Comincerà così la domenica di Valencia con la parata delle moto delle tre classi guidata dall'ex iridato della 500, l'americano Kevin Schwantz, in sella alla Honda di Super Sich. Alle 10.10 il grande corteo si fermerà poco prima del traguardo e partiranno 2 minuti di fuochi artificiali, esattamente come aveva chiesto papà Paolo, che da casa sentirà cantare tutti insieme i motori di 125, Moto2 e MotoGP nel ricordo del figlio. Anche nel Gran Premio che chiude la stagione, a scattare dalla pole sarà il già campione del mondo Casey Stoner. La novità è che l'australiano della Honda gareggerà con il 58, il numero del Sich, e lo stesso farà Loris Capirossi al passo d'addio. Valentino Rossi invece indosserà uno speciale casco commemorativo con la grafica che usava Simoncelli fusa con quella del dottore. Omaggio a Marco anche da parte del circuito di Valencia, sito internet con un 58 listato a lutto e 2 enormi striscioni. Il primo con una grande foto di Simoncelli, il secondo completamente bianco con il 58 in rosso e le firme con dedica di tutti gli appassionati. E allora è tutto per lo sport, a te Paolo.
Sì, siamo in chiusura. Vi ricordo l'iniziativa del nostro telegiornale insieme al Corriere della Sera, un aiuto in favore degli alluvionati. Per quanto riguarda la Liguria, era partita alle Cinque Terre e ora anche Genova, 2 euro con un SMS al numero 45500. Iniziativa, lo ripeto ancora una volta, che potete fare sia da telefono cellulare che da rete fissa. Telefono cellulare, qualunque sia l'operatore. Siamo davvero in chiusura adesso. Le notizie, gli aggiornamenti li potete seguire sul sito tglasette.it. Prossima edizione del telegiornale alle 13.30, dopo la sigla di Omnibus, del telegiornale, scusate. C'è Omnibus, l'approfondimento, conduce in studio Manuela Ferri. Allora, buona domenica, buon proseguimento.